Salve dal mio bagno felice, oggi uno svuota la spesa tutto dedicato agli detersivi. Finalmente ho fatto una scorta di detersivi perché io adoro i detersivi, l'odore di bucato eccetera eccetera. Di solito utilizzo sempre detersivi naturali, ma ogni tanto mi piace cambiare e prendere ovviamente comunissimi detersivi. In realtà ho alcuni miei detersivi a cui non rinuncio mai, però questa volta ho voluto prendere qualcuno un po' più diverso dal solito. Cominciamo subito, perché di solito io prendo sempre come candeggina dedicata, perché ahimè sono un uomo che lava e fa la lavatrice, non la fa mai bene, però la fa. E mi trovo benissimo con la candeggina dell'Ace, Ace Gentile. A volte si fanno alcuni tipi di macchie, oppure voglio semplicemente andare ad igienizzare i capi. Utilizzo spesso ad ogni lavaggio la candeggina dell'Ace, Ace Gentile. Però stavolta sono andato al supermercato, c'era in offerta un altro tipo di candeggina che non avevo mai preso, una marca ovviamente che io non ho mai acquistato, e ho voluto semplicemente prenderla. Ed è questa, Ovino Bianco, candeggina delicata. Elimina le macchie dal primo lavaggio, dice. Pulito sicuro su tutti i colori e i tessuti. Allora, devo dire la verità, piacevolmente sorpreso da questo prodotto, che secondo me è ottimo. Mi dispiace per la mia Ace Gentile, la comprerò solo e esclusivamente in offerta, ma il mio nuovo amore nel bagno sarà proprio questo, Ovino Bianco, candeggina delicata. Perché davvero è ottimo, sensazionale sulle macchie, ed è veramente buono per tutti i tipi di capi, e davvero igienizza i panni. Non c'è più bisogno di pensare ovviamente a separare i panni bianchi o colorati, perché veramente è ottimo su tutti. Ovviamente anche l'Ace Gentile e delicata aveva lo stesso effetto, però ho trovato molto superiore questo, che ovviamente utilizzo anche per altre pulizie della casa. Qui dice ovviamente di utilizzarlo solo esclusivamente per la lavatrice, io invece lo utilizzo anche per alcune pulizie domestiche, tipo che non so, dei sanitari, del WC eccetera. Poi magari vi farò vedere tutti gli usi che ne faccio. E questo qua è diventato il mio prodotto top del momento, del periodo, perché davvero per me è eccezionale, veramente eccezionale, un'ottima scoperta il Ovino Bianco. Visto che mi sono trovato bene quindi con Ovino Bianco candeggina delicata, ho voluto provare per la prima volta anche questo, che era in offerta, dell'Ovino Bianco e senza musco bianco, ed è un detersivo per i capi a mano in lavatrice. Dice profuma a lungo e da essenza di muschio bianco. Allora, personalmente lava molto bene, era in offerta anche questo, ed era in offerta anche nella profumazione di sapone di Marsiglia, che purtroppo è la profumazione che io preferisco in assoluto tra tutti i detersivi, solo che mi sono sbagliato a prendere il pacco convenienza, che era da 3, la scatola era da 3 di questi, in una scatola quella di cartone, e praticamente era ho sbagliato e ho preso questa essenza muschio bianco, che sinceramente è ottimo come profumo, però a me non piace questo tipo di profumazione, si sente abbastanza forte, non mi ha convinto tanto la profumazione assolutamente no, però come potere pulente l'ho trovato veramente ottimo. Non ce ne vuole moltissimo, e per chi è interessato ovviamente deodora anche bene i tessuti. Un ottimo potere pulente, mi ha soddisfatto abbastanza, l'ho usato secondo appunto le dosi che consigliano qui, non eccedendo nelle dosi, fa un'ottima lavatrice, pulisce bene, pulisce a fondo, pulisce anche a 30 gradi in maniera veramente efficace. Però vi ripeto, non lo prenderei più, prenderei sempre questo della stessa linea, ma non lo prenderei più con lo stesso profumo, perché proprio essenza di muschio, proprio niente. A me piace il classico odore di bucato del sapone di Marsiglia, me lo spruzzerei proprio così come un vapor fan,
E niente, questo qui proprio niente per quanto riguarda l'odore. Per quanto riguarda invece il potere pulente eccetera eccetera, mi sento di consigliarlo, un ottimo prodotto, mi sta piacendo questo vino bianco davvero veramente, cioè devo dire la verità, 9 e 10 più a un vino bianco. E quindi ovviamente quando io prendo un prodotto che mi esalta, ovviamente prendo tutta la linea dei prodotti che mi esaltano, e quindi ho voluto provare anche questo vino bianco 100 più, perché ovviamente mi potevo mai far mancare la linea tutto il completo. Mi sto a fare quasi un corredo di detersivo, cioè la migliore formula di sempre, un additivo totale 5 in 1. 5 in 1 perché dice che elimina più di 100 macchie, sgrassa a fondo collette e polsini, sbianca, garantisce un'azione antigrigiore e igienizza. Allora, io personalmente l'ho voluto prendere per vedere se è vero questo effetto sbiancante che ha su tutti i capi, e se è vero appunto che garantisce questa azione antigrigiore, visto che io molto spesso purtroppo mescolando tutti i panni, facendo delle lavatrici dove metto magari bianchi, grigi eccetera tutti quanti insieme, sbaglio nelle mie lavatrici, oppure a volte quando non si ha molto tempo faccio il programma della mia lavatrice che si chiama Mix and Wash, dove posso mettere tutti i tipi di panni insieme, è sempre un lavaggio a freddo, però non tutti ovviamente mantengono il colore. Visto che ho anche delle, diciamo, di alcune magliette, t-shirt che si sono un po' ingrigite nel tempo, voglio provare davvero se questo è efficace. Allora, io per adesso l'ho provato semplicemente come igienizzante ai capi intimi di colore scuro, e devo dire che effettivamente mi sono trovato bene, l'ho provato anche per quanto riguarda le asciugamani, e fino adesso mi ha, diciamo, piacevolmente colpito, però devo vedere effettivamente l'effetto sbiancante che dice, se è davvero davvero così. Ovviamente dice di non usare la polvere direttamente sul tessuto, io in realtà l'ho fatto, l'ho utilizzato con un po' di acqua e un po' di polvere, ho fatto una specie di pappettina, l'ho messa sulla macchia e l'ho buttata giù in lavatrice, e non ha ovviamente, visto che non hanno tessuti delicati, perché ovviamente se sono tessuti delicati come lana, seta o pellame, ovviamente non è andata a fare questa mistura. Però io in realtà l'ho utilizzato anche direttamente nella vaschetta, oppure direttamente nel dosa sapone, e l'ho buttato lì. Bisogna aggiungerne una dose ogni lavaggio, io non lo utilizzo sempre perché non mi piace poi sovraccaricare troppo ovviamente le lavatrici di vari agenti chimici, però quando ci vuole ogni tanto una igienizzata totale ai tessuti, questo può essere al caso vostro. Vi farò vedere anche, sapere anche come sarà l'azione sbiancante, lo proviamo anche su questo e poi vi farò vedere. Ancora, sempre per quanto riguarda ovviamente la lavatrice, perché parliamo di questo, il mio Evergreen Sole davvero è un bellissimo e ottimo detersivo, veramente lo utilizzo da tantissimo tempo, e devo dire che io prima utilizzavo Dash, che ogni tanto compro, però effettivamente il potere pulente di Sole mi soddisfa mille volte di più, e poi adoro, stra adoro e consiglio il profumo. Cioè, questo è il profumo che io voglio quando la mia lavatrice è finita, estraggo i panni e sento quell'odore per tutta casa, oppure quando vado a metterli nella asciugatrice sento questo odore fortissimo, non so, di bucato steso, che è bellissimo. Il profumo di Sole è un profumo bello persistente, a volte io non ci metto neppure che ne so, i vari ammorbidenti eccetera per andare a profumare, perché con Sole mi trovo benissimo, davvero davvero bene. Quindi questo è il mio prodotto top consigliato, ne ho sempre una confezione ovviamente, perché mi piace sempre alternare i detersivi, perché li alterno anche perché fondamentalmente nel caso in cui faccia male qualcuno alla mia pelle, magari non utilizzandolo sempre, io così evito il rischio di sovraccaricare di un solo detersivo diciamo la mia pelle.
è un consiglio che mi era stato dato, effettivamente mi trovo bene, cerco sempre di avere due o tre detersivi differenti così da non andare a caricare ovviamente sempre dello stesso la pelle. E questo quindi è super stra promosso, prendetelo! Per la cura della lavatrice io di solito faccio poco, faccio a volte dei lavaggi a vuoto, a 90 gradi, eccetera eccetera. Allora mi sono sentito effettivamente con la coscienza troppo sporca, sporca che nessun detersivo poteva veramente lavarla via. Cosa ho fatto allora? Ho detto vabbè, gli darò una piccola curetta. E allora ho preso questo, che diciamo che sarebbe il pezzotto del Calgon, e vi devo dire della marchio Conad, un anticalcare per la lavatrice in gel, protezione completa. Allora, questo lo si aggiunge ogni tanto, non sempre, o chi lo può, si può aggiungere anche ogni, sempre, io non lo aggiungo sempre. Lo si aggiunge a un lavaggio nella vaschetta, un piccolo tappetto, e devo dire, allora praticamente la mia lavatrice ogni tanto dava delle problematiche per quanto riguarda, diciamo, come se non sciacquasse più bene il detersivo, che ovviamente nel tempo si va a ad accumulare all'interno della lavatrice, sia all'interno della gommina dello blò, dove si fa magari anche tutta quella specie di grasso nero che non è nient'altro che il nostro detersivo accumulato, oppure il nostro ammorbidente che va ad accumularsi e quindi crea questo brutto diciamo alone di scuro all'interno della lavatrice, della gomma. E ho notato con alcuni cura lavatrice che ho comprato, non è che mi hanno molto risolto la situazione, se non per quel momento. Invece nel tempo sto utilizzando, non sempre, diciamo due volte sì, una volta no, dipende, non con continuità, però lo sto utilizzando con costanza, con questo anticalcare, che effettivamente mi va comunque a smuovere e a sgrassare, tra virgolette, oltre che a levare il calcare, tutta la lavatrice. E devo dire che i miei lavaggi stanno diventando veramente molto 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 più fluidi, più efficaci. Quando a volte c'è un nuovo detersivo che utilizzate, eccetera eccetera, oppure vedete che la vostra lavatrice non vi lava più come prima, oppure non sciacqua più bene come prima, adottate una pulizia per la lavatrice, un anticalcare, si può mettere anche semplicemente dell'aceto nella vaschetta dell'ammorbidente, oppure all'interno della lavatrice stessa in una dose sapone, in una dose detersivo, però ogni tanto io una cura un po' più strong, più definitiva la faccio con un prodotto del genere e mi sono trovato davvero davvero bene. Mi sento di consigliarlo, assolutamente lo consiglio, della Conad, costa molto di meno ovviamente del Calgon eccetera. Vi consiglio ovviamente di utilizzare sempre un prodotto del genere, mantenere sempre più pulita la vostra lavatrice. Ogni tanto praticate ovviamente un lavaggio a vuoto per bene, soprattutto se avete bambini in casa o utilizzate molti ammorbidenti, fate più lavaggi, anche un paio di lavaggi a vuoto durante il mese. Questo fanno sì che appunto la lavatrice vada ben pulita, perché noi possiamo mettere tutti i detersivi che vogliamo, ma se la nostra lavatrice fa schifo oppure è piena di detersivi, a volte mi è capitato anche di fare lavatrice a vuoto, e se magari fate anche questa prova di fare la vostra lavatrice a vuoto, se vedete che fa piccole cose di schiuma, allora vuol dire che effettivamente c'è del detersivo residuo, e quindi ad ogni vostro lavaggio non avete efficacemente sciacquato i vostri panni che vi siete andati a mettere addosso. Quindi mi raccomando, la lavatrice va sempre pulita bene. Con questo mio ultimo consiglio vi lascio. Questo qua era un piccolo haul di detersivi. Spero che il video vi sia piaciuto, se non vi siete mai iscritti iscrivetevi al mio canale e mi raccomando lasciatemi un like, condividete i miei video e mi raccomando attivate la campanella, ringlongate la campanella, non vi dimenticate. Alla prossima, ciao!